Agrigento è la frazione di Maddalusa tra degrado, discariche e indifferenza delle istituzioni. Agrigento manifesta, sollecita al comune una urgente bonifica. Dario Piparo. Non solo deterioramento, spazzature e stato di generale quanto ormai assodato abbandono. Nella fascia costiera di Maddalusa sono stati registrati negli ultimi giorni anche il susseguirsi di eventi incendiari proprio in prossimità della spiaggia. Copertoni accatastati, lasciti vari, frammenti di scarti quotidiani che trovano scarico laddove, teoricamente, dovrebbe vigere una civile e implicita salvaguardia. Agrigento manifesta, gruppo cittadino nato da poco più di un mese, si è recato al comune di Agrigento per richiedere conto e ragione. Una delegazione ha protocollato una richiesta di manutenzione straordinaria del luogo, come deliberato nell'assemblea aperta del gruppo, che si tiene ogni domenica a Porta di Ponte. Questi giorni ci sono stati alcuni incendi nel quartiere di Maddalusa, la situazione si presenta sicuramente non ordinaria, la vostra richiesta è appunto quella di una pulizia straordinaria nella zona. Noi abbiamo intenzione di avanzare tre richieste al comune di Agrigento. La prima è sicuramente quella di operare una pulizia straordinaria, che dovrebbe andare dalla foce del fiume Acragas fino alla spiaggia che lambisce il territorio impedoclino, che è stata in questi giorni interessata da scarico abusivo di rifiuti e dall'incendio degli stessi. Oltre a questo chiederemmo anche il blocco del transito automobilistico dello spiazzo antistante la Lega Navale Italiana e ci piacerebbe che il Comune prendesse in considerazione la possibilità di rivedere la propria visione della zona del boschetto di Maddalusa come oasi naturale, in quanto si tratta di un habitat di specie vegetali e animali molto particolari e molto delicate come la macchia mediterranea e la cosiddetta pulce d'acqua. Quali materiali sono stati anche bruciati lì nella zona e si trovano riversati sulla spiaggia? Io ho visto delle pile di copertoni che di certo non sono stati portati al mare perché appunto erano ordinatamente impilate e addirittura un piccolo natante. Poi ovviamente essendo la zona appunto antistante la sede della Lega Navale Italiana al buio la sera viene utilizzata alle coppiette come luogo di per espletare determinate funzioni e queste persone l'amore che provano verso tra di loro non lo provano verso il territorio, quindi lasciano lì tutti i loro rifiuti. Maddalusa, come sostanzialmente l'intera fascia di San Leone, non gode neanche lontanamente di una condizione di sostanziale sufficienza. La via principale, la Elio Vittorini, somiglia senza iperbole a un circuito di motocross. La macchia boschiva è del tutto abbandonata, con tanto di cancellate e stirpate. E uno degli ultimi incendi si è pure avvicinato pericolosamente, rischiando di compromettere l'incolumità del boschetto. Sembra che la prima istituzione cittadina, il comune, si ricordi di avere una periferia a ridosso del mare solo nei mesi estivi, quando viene effettivamente abitata, però San Leone è abitata anche nei mesi invernali e non può essere dimenticata.